Sto per raccontarvi di un'azione il cui valore secondo me raddoppierà almeno nei prossimi 2 anni. Personalmente sono molto sicuro su questa azienda, che poi in realtà sono due. Spiegherò tutte le ragioni in questo video. Sono anche certo che questo video prenderà pochissime visualizzazioni, perché non vi parlerò di un'azienda in trend. Non vi parlerò per esempio di Nvidia. Di quello io ho già parlato un anno fa e dalla mia analisi avevo già capito che avrebbe superato il trilione di dollari. Ma secondo me ha le carte in regola per diventare davvero l'azienda di riferimento nel mercato americano. Secondo me può diventare una tra le aziende a maggior capitalizzazione e quindi anche lo scoglio del trilione penso lo possa superare e forse andare anche oltre. Quello era il momento giusto per parlare di quell'azione. Ma d'altronde, il valore di questo canale è portare analisi prima che tutti gli altri si accodino, perché è lì che troviamo il vero valore. A proposito di Value Investors, qui anticipiamo il mercato, non lo inseguiamo. E oggi parliamo di un'azione, anzi due, il cui valore è davvero evidente. Questo valore però viene per qualche ragione ignorato dai social, dagli analisti, dagli YouTuber. Peraltro, oltre al mismatch di valore, questa azienda da un dividendo pari al 7%. Per me è assurdo che non se ne parli ogni santo giorno. Vi chiedo solo un favore, poiché saremo sicuramente pochi ma buoni, mettete un like adesso e soprattutto iscrivetevi se non lo siete già. Stiamo cercando insieme di portare su YouTube un modo nuovo, originale e critico di ragionare sulle azioni. Io non trovo ancora canali che lo facciano su YouTube Italia. Trovo solo canali che commentano dopo che qualcosa è già accaduto, ma sono inutili per gli investimenti. Il vostro tempo è importante, quindi andiamo al sodo. L'azione di cui vi parlo è Volkswagen e anche Porsche, che Volkswagen possiede. Però anche Porsche possiede Volkswagen. Ve lo aspettavate? Scrivetelo nei commenti. Parleremo di cosa si compra quando acquistiamo l'azienda, dei brands, del mercato dell'elettrico e della competizione. Partiamo dalla situazione societaria di Volkswagen e Porsche, che non è proprio delle più lineari. Anche se non mi dilungherò su questo aspetto, però vi do un link dove viene spiegato estremamente bene e a cui ruberò una infografica. In pratica, in borsa voi potete acquistare sia la holding Porsche SE, che possiede sia Volkswagen, che Porsche AG. Volkswagen possiede tutti gli asset del gruppo Volkswagen, compresi gli impianti e tutto il resto. Porsche AG, titolo P911, invece possiede tutti gli asset di Porsche. Per essere chiari, le azioni di cui parlo oggi sono P911 e Volkswagen. Il gruppo Volkswagen nel 2023 ha prodotto 9,24 milioni di veicoli. È in pratica solo secondo a Toyota. Per quanto riguarda il fatturato, i dati del 2023 sono ancora previsionali, ma le revenue sono aumentate fino a 321 miliardi di euro, con un margine di profitto che non è bassissimo, intorno al 10%. I ricavi ovviamente provengono quasi esclusivamente dalla vendita degli autoveicoli. Ovviamente il brand principale è Volkswagen, ma ci sono anche Seat e Skoda, di cui onestamente ci interessa un po' meno. Invece, quelli che ci interessano molto sono i brand di lusso del gruppo. Mi riferisco a Porsche, Lamborghini, Bentley, ma anche Ducati. Sono brand dal valore immenso, conosciuti in tutto il mondo e che sono capaci di vendere con margini molto alti. Sono delle aziende di lusso. Leggermente sotto il lusso, in fascia premium, troviamo invece marchi come Audi e anche Cupra. Soprattutto la prima ha un brand estremamente riconosciuto e comunque aspirational. Quando guidi un Audi, comunichi che ce l'hai fatta. È ovvio che con un brand del genere le varie auto cinesi possono accompagnare solamente, e anche Tesla fa estremamente fatica. Ovviamente, tutti questi brand sono ormai da secoli legati al motore a combustione interna. Questo però sta cambiando. Nel suo annual report, Volkswagen mostra come si sta muovendo sempre più verso il mercato elettrico, segmento che è cresciuto nel 2023 di ben il 35%. Volkswagen sta costruendo una piattaforma unica che sarà condivisa da tutti i modelli per realizzarci sopra tutti i veicoli elettrici, e in Volkswagen sono sempre stati molto bravi ad ottimizzare i costi con le sinergie. Complessivamente il gruppo Volkswagen si aspetta di crescere nei prossimi 3 anni tra il 5 e il 7%. Questa previsione è estremamente interessante per noi investitori. Infatti Volkswagen stacca un dividendo di oltre il 7% con payout ratio del 29%. Quindi se cresceranno i suoi utili, crescerà anche questo dividendo. Onestamente, anche se io non sono a caccia di dividendi, questa rendita mi sembra estremamente allettante. Io credo quindi che ci sia un grandissimo errore di valutazione, in parte legato al disorientamento che si sta
leggendo nel mercato automotive. Quindi voglio fare con voi un'analisi del mercato premium e di lusso e di quello dell'elettrico. Come abbiamo già detto, Volkswagen si divide tra mass market, mercato premium, mercato luxury e nicchie. Come marchi premium, Volkswagen considera Audi, ma anche Lamborghini, Bentley. Nel mercato lusso inserisce Porsche. Nelle nicchie vanno veicoli estremi come le Bugatti. Ora, focalizziamoci un attimo su Lamborghini e Bentley, che hanno return on sales tra il 20 e il 25%. Prendiamo adesso in considerazione un competitor di queste aziende. L'azienda per eccellenza, Ferrari, con un return on sales del 25%. Ferrari fa ricavi per 6 miliardi all'anno e la sua market cap è di 70 miliardi, quindi price to sales di circa 11. Se applicassimo a Lamborghini e Bentley gli stessi multipli, poiché fatturano Lamborghini 1 miliardo e 42 e Bentley 3.3 miliardi, solo Lamborghini e Bentley dovrebbero avere una market cap di 52 miliardi. Sapete invece qual è la capitalizzazione dell'intero gruppo Volkswagen? 64 miliardi di euro. Cioè, capite, il video potrebbe concludersi qui. Cioè, rendetevi conto, tutto il gruppo Volkswagen, con tanto di Bentley e Lamborghini, vale poco più della singola Ferrari. Peraltro senza considerare altre due aziende del gruppo che sono nel mercato del lusso, come Ducati e Porsche. Passiamo quindi a parlare un attimo di Porsche. Questa fattura quasi 40 miliardi all'anno, con un margine del 18%. Eppure è una capitalizzazione che è la metà di Ferrari. Cioè, fattura quasi 10 volte di più e vale la metà. Ora, che le Ferrari siano di un'altra categoria, in un'altra fascia anche di prezzo, non ci sono dubbi. Però il confronto è imbarazzante. Anche qui, per me, Porsche AG, titolo P911, ha un valore di mercato completamente depresso. Oppure, per carità, è Ferrari che deve scendere del 70%. Volevo ora ragionare sulla transizione all'elettrico e della competition in questo ambito. Sarò molto chiaro. Non credo che Tesla o le aziende cinesi riusciranno a scalfire lo strapotere delle aziende europee. E soprattutto di marchi premium come Audi, Porsche, ma anche Mercedes e BMW. Il punto che non si considera è che un'auto è fatta di tantissimi componenti, non solo del suo motore. Ci sono gli interni, i sedili, rifiniture fanno la differenza. C'è il telaio, le sospensioni, l'esperienza di guida e tutto il resto. In un'auto tradizionale tutti questi componenti sono la stragrande maggioranza della value chain. Le auto elettriche al momento fanno eccezione. Infatti le batterie hanno quasi il 40% del valore complessivo dell'auto. Ma questa è una situazione transitoria. I costi delle batterie sono in costante calo e a tendere avranno un prezzo da commodity. E quindi anche il loro peso su un veicolo sarà sempre più basso. Oltre che, a mio modo di vedere, converrà sempre di più acquistarle piuttosto che farsene in casa. Quindi il ragionamento è: se tornerà ad essere importante tutto il resto del veicolo, a parte motore e batterie, nel fare delle auto perfette sono centinaia di volte più bravi i tedeschi piuttosto che i cinesi o gli americani e Tesla. Anche di Tesla, che comunque sta migliorando parecchio, vediamo diversi video che dopo centinaia di migliaia di chilometri iniziano a cadere a pezzi. E almeno all'inizio sono state famose per i loro assemblaggi approssimativi e comunque per degli interni minimalisti ma anche estremamente spartani, forse un po' troppo. Per quanto riguarda le case cinesi, non conosco benissimo la loro qualità. Mi aspetto che sia bassa, puntando tutto sul prezzo. E poi a livello di brand, chi è che vuole affermare il proprio status symbol con una BYD? Dai, non prendiamoci in giro. Peraltro il mondo occidentale sappiamo tutti che salvaguarderà la propria industria e metterà dei dazi molto pesanti. Infatti già le case costruttrici cinesi sono sotto investigazione dal Parlamento europeo perché accusate di aver ricevuto dei sussidi abusivi dal governo cinese. In pratica il governo avrebbe investito per mantenere i prezzi bassi. Insomma, di storie di case cinesi che avrebbero conquistato il mondo ne sentiamo dai tempi di Xiaomi e Huawei, eppure non mi sembra che sia avvenuto questo sorpasso. Parliamoci chiaro, le aziende tedesche sanno fare le auto in modo molto migliore rispetto ai loro competitor e i loro brand sono un punto di arrivo sociale perché si tratta di marchi conosciuti da generazioni in tutto il mondo. Un attimo, i vostri commenti sono veramente una linfa vitale per me. Ho anche comprato delle aziende dopo aver analizzato alcuni dei vostri commenti. Quindi ditemi cosa ne pensate. In ogni caso, parlando di elettrico, Porsche e Audi secondo me hanno una strategia molto buona. Porsche ha appena presentato la Macan elettrica, che si affiancherà ad altri modelli come la Taycan, e ha deciso che manterrà a combustione interna solo la Porsche 911. In questo modo la 911 diverrà l'auto di lusso e il fatto di avere un motore a combustione interna la renderà estremamente esclusiva, visto che sarà una rarità.
Quindi sono sicuro che i margini aumenteranno. Se vedete un po' di video in giro per la rete di questi veicoli, per esempio c'è quello di Super Gas Bell, Porsche è ovviamente un'auto di un livello completamente diverso rispetto a Tesla e le imbarazzanti auto cinesi, cioè è di un altro livello. Tendiamo poi un velo pietoso sulle startup tipo Lucid, Rivian, di cui io sono certo che falliranno. Quindi io credo che la lentezza sull'elettrico mostrata nel gruppo Volkswagen sia in realtà frutto di una precisa strategia, sia perché hanno già fatto tanti investimenti sulla tecnologia precedente e quindi non vogliono farli vaporizzare, e poi perché le auto a combustione comunque fanno guadagnare di più, e anche dopo la vendita, per esempio perché richiedono di grande manutenzione. Insomma, la transizione all'elettrico sarà un punto critico per Volkswagen. Ma mi sembra che si stia muovendo abbastanza bene. Nel brand Volkswagen ci sono già tantissimi modelli elettrici e nel portfolio Audi stanno arrivando dei modelli veramente più fighi del mercato. C'è la Q4 e le e-tron GT, sono dei veicoli che imbarazzano la Tesla Model S, sono delle astronavi. Ultimo punto che vorrei trattare in questo video lunghissimo riguarda ad esempio il full self-driving di Tesla, quindi queste chicche tecnologiche. Parliamoci chiaro, le auto tradizionali sono strapiene di tecnologia. Solo per calcolare la stabilità di un veicolo per l'ABS ci servono miliardi di calcoli al secondo. Devono evitare che tu ti schianti e farlo anche dopo 20 anni o centinaia di migliaia di chilometri. Quindi cosa vi voglio dire? Prendiamo il full self-driving di Tesla. È una tecnologia comunque ancora acerba, probabilmente molto valida in autostrada, ma in ambienti urbani, se vedete i video, è comunque qualcosa di molto lento e probabilmente preferisci guidare da te. È un gadget molto costoso, oltre 10.000 dollari, per early adopters. Lo vedrete tranquillamente sulle altre case, solo che lo vedrete al momento giusto. Tesla si sporca le mani e si prende i rischi, ma non è una strategia d'azienda consolidata. Prima di chiudere, ricordiamoci che ci sono anche tantissimi altri brand nel gruppo Volkswagen, per esempio i brand nell'ambito heavy duty. Scania, MAN, Navistar fanno camion da una vita. Sono quindi in regalo e comprese nel prezzo. Scusate la frase alla mastrota. Buongiorno a tutti, allora siete pronti a chiamare la moglie a casa? Fatelo subito! Però invece il cambio Shimano non lo troverete. Insomma, non so quali siano le vostre impressioni, ma a me la valutazione di Volkswagen e anche di Porsche mi sembra scandalosamente bassa. Si tratta di aziende solidissime, con una grande capacità di esecuzione e che stanno puntando sempre più forte sul mercato premium e soprattutto del lusso. Danno un dividendo del 7%, mentre per questo tipo di aziende mi aspetterei che sia più o meno del 4%. Quindi per arrivare al 4% di dividendo significa che il prezzo deve raddoppiare. Io ho già in portafoglio entrambe le aziende, ma credo di poterle incrementare. Per me le aziende tradizionali e del passato sono quindi il futuro.